Bene, siamo in diretta. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Virtual Aperi Studium. Oggi ho il piacere di parlare con Mauro Barni, docente presso il Dipartimento Ingegneria dell'Informazione e delle Scienze Matematiche dell'Università di Siena, a cui do il bentornato. Come sappiamo, il professore Barni è già stato nostro ospite su Instagram nel vecchio format di Virtual Studium. E ho il piacere di parlare anche con Benedetta Tondi, che è ricercatrice sempre presso il Dipartimento Ingegneria dell'Informazione e delle Scienze Matematiche dell'Università di Siena, a cui invece do un caloroso benvenuto, sperando che questo non sia l'ultimo nostro incontro. Grazie. L'argomento Ciao a della tutti. puntata di oggi, come avete potuto notare dal titolo, è molto particolare. Parliamo di fake media, quindi di manipolazione di contenuti multimediali, in particolar modo di immagini. E quindi per spezzare anche un po' il ritmo di questa introduzione, rompere il ghiaccio, chiederei al professor Barni di riprendere un po' anche quelle che erano le fila del discorso della sua ultima intervista, di spiegare al pubblico che non era presente l'ultima volta cosa intendiamo per fake media, cosa consistono, qual è un po' la loro storia. E mi pare che abbia anche preparato una presentazione il professore al proposito. Sì, più che una presentazione. Intanto buonasera a tutti, fa piacere essere di nuovo qui con voi per parlare di nuovo di questo argomento che non si esaurisce senz'altro in una giornata, quindi se ne può parlare benissimo per due, anche più volte. Sì, questa volta, dato che siamo su Facebook invece che su Instagram, ho anche preparato alcune, non è una vera e propria presentazione, sono alcune immagini che farò vedere per illustrare meglio quello che volevo dire, ecco. Posso andare? Bene, Sì. Allora, sì. no, allora, diciamo che, come ho detto la volta scorsa, l'idea è che le immagini digitali, anzi no, le immagini, le fotografie, non sono mai state innocenti. Uno ha sempre un po' l'impressione che quello che noi vediamo sia vero, c'è anche il detto, no? Vedere per credere, però in realtà dal momento in cui è stata inventata la macchina fotografica, se quello che vediamo è una foto, non è che ci possiamo fidare più di tanto. E questo non è vero soltanto ora, nell'era del Photoshop. È sempre stato così. Per esempio, se voi guardate questa immagine che è mostrata ora, a sinistra vedrete senz'altro un'immagine molto famosa, quella che c'è su tutti i libri di scuola e di testo, in cui si rappresenta il presidente americano Abramo Lincoln. Beh, questa è una foto Davvero? molto vecchia. Uno non metterebbe mai in dubbio la sua autenticità, in realtà è un falso, perché la foto vera è quella di destra. Evidentemente la foto che viene di solito rappresentata nei libri di scuola è il corpo di un'altra persona a cui è stata messa la faccia di Abramo Lincoln, con un primo esempio di face swapping che va molto di scambio di faccia, quindi che va molto di moda oggi, anzi, vi farò vedere anche qualche esempio un pochino più moderno. E quindi evidentemente si pensa che gli storici dell'epoca volevano far vedere Abramo Lincoln in una posa un pochino più plastica, non avevano foto, hanno preso la foto di quest'altro personaggio e ci hanno messo sopra la sua faccia. Questa in realtà è una manipolazione abbastanza innocua, ma nella storia sono state fatte manipolazioni molto meno innocue, anche per esempio, come in questa che vedete ora, per cambiare la realtà dei fatti. Questa è una foto di un comizio di Lenin durante la rivoluzione d'ottobre e vedete che nel cerchietto rosso, nella foto in alto a sinistra, c'è una persona, mentre nella foto in basso a destra questa persona è sparita. Evidentemente questo personaggio, che prima era nelle grazie dei rivoluzionari, dopo, come succede spesso nelle rivoluzioni, ha perso i favori del capo, in questo caso Lenin, ed è stato ben pensato di toglierlo dalle testimonianze storiche dell'epoca, e quindi questo personaggio è sparito. Però la foto di destra è un falso. E a quei tempi, senz'altro, Photoshop non esisteva. Altro esempio? Mi duole Sì. interromperla, ma credo che non abbia cambiato diapositiva, per cui vediamo sempre la prima foto di Abramo Lincoln. In realtà l'ho cambiata. Quindi c'è qualcosa che non funziona.
Vediamo un attimo. Cerchiamo di risolvere questo problema tecnico. Sì. Rifacciamo share screen. Riproviamo. Proviamo ad andare a vedere. Studium. Consenti. Ora è cambiata di sicuro. Vero? Eh sì. Adesso vediamo tutta la presentazione. Ora è cambiata? Non credo che funzioni benissimo. Sì, ora è tornato alla prima diapositiva. Sì, è che non si vede a schermo intero. Perché se ora giro, gira? Sì. No? No. Non gira. Non funziona. Adesso sì, adesso sì. Perché ora è piccola, però. Si vede piccola e basta. Così ora cambia. Vai, così va. Sì, sì, sì. Ora cambia, sì, sì. Vabbè, solo che non si vede a schermo intero. Vabbè, niente. Allora, questa qui è appunto l'immagine che volevo far vedere, magari anche bene perché riesco a ingrandirla in questa maniera. Ah, perfetto. Quindi c'è anche il suo vantaggio. E si vede per l'appunto che, come dicevo prima, in questo cerchietto inizialmente la persona c'è e poi sparisce. Possiamo andare avanti, questo ora cambia, no? Vero, funziona. Sì, sì. Questo qui è un esempio della propaganda fascista degli anni 20, vedete che qui c'è il nostro Duce, il loro Duce a quei tempi, che veniva propagandato in questa posa eroica come condottiero, però la vera foto, in realtà c'era una persona qui che gli reggeva il cavallo. Ora è chiaro che e se uno si vuole candidare come quello che guida la nazione in guerra, chissà quali avventure, se poi ha bisogno di qualcuno che ti regge il cavallo, evidentemente la propaganda non funziona. E quindi non è molto credibile. Non è molto credibile. Quindi l'idea è che fin dagli anni, fine 800, primi anni 20 o comunque tempo della prima guerra mondiale, le foto non sono mai state innocenti. Vedere per credere non ha mai funzionato. Figuriamoci ora. Figuriamoci ora che abbiamo Photoshop. Photoshop e gli strumenti moderni, creare dei falsi è diventato facilissimo. E qui questo è un esempio abbastanza ovvio. Se si guardano questi rotocalchi, chiaramente ci si può aspettare che siano immagini manipolate. Qui basta guardare ad esempio l'illuminazione sul corpo delle due persone e si vede che in un caso Brad Pitt c'ha un'illuminazione laterale mentre Angelina Jolie c'è la frontale, e quindi evidentemente questo è un falso. Però lo si continua a fare anche per propaganda. Questo è un altro esempio in cui il regime iracheno ai tempi ancora di Saddam Hussein aveva fatto dei test missilistici e aveva divulgato l'immagine che vedete a sinistra. Qui si vedono quattro razzi che partono, in realtà l'immagine vera è quella di destra. Uno dei razzi non era partito. Chiaramente un'immagine come questa di destra non rende tanto bene l'idea dell'efficacia militare del regime, e quindi era stato ben pensato di duplicare uno dei due razzi e quindi creare l'immagine alla sinistra. Altro esempio qui, questo è un esempio pubblicato da dei giornalisti nel periodo delle primavere arabe, siamo a Tunisi se non sbaglio, quindi non è neanche il regime che voleva far vedere, ma erano giornalisti, per far vedere che questa manifestazione aveva avuto un successo oceanico. Cosa è stato fatto? È stata presa l'immagine e la piazza, le vie sono state riempite clonando parti della folla, quindi qui vedete che le stesse persone compaiono esattamente due volte in alcuni casi, tipo questi cartelli, non so se vedete il mouse mio che si muove. Sì, sì. Quindi questi cartelli sono esattamente duplicati, anche questo è esattamente un doppione, e quindi è stata veicolata questa immagine per dare l'idea di una manifestazione oceanica, che in realtà magari era una bella manifestazione ma non così oceanica. E ancora peggio, oggigiorno nel mondo dell'intelligenza artificiale almeno queste immagini qui sono state create con Photoshop, e
quindi richiedono un attimino di abilità. Oggigiorno ci sono le reti neurali, intelligenza artificiale, che riescono a creare immagini più che realistiche. Se vedete queste foto, sono bellissime, si riescono a creare foto completamente da zero. Queste persone non esistono. Sembra strano, però sono immagini create da zero da una rete neurale. Ora, è chiaro che un tempo magari si poteva pensare che a Hollywood fossero capaci di fare queste cose, però ci voleva Hollywood, ci volevano i geni della computer grafica. Oggigiorno un'app come questa, ancora no, ma a breve genererà su un telefonino, e quindi si possono generare foto completamente non esistenti, di persone non esistenti, e divulgarle su internet facendo credere che delle cose esistono quando invece non esistono. Quindi possiamo dire che esiste una nuova generazione nella manipolazione delle immagini rispetto a quella di una volta? Sì, diciamo che, ecco, questa è un'osservazione molto, molto interessante. Diciamo che siamo alla terza generazione. La prima generazione era quella dei fotografi analogici che nelle loro camere oscure si mettevano lì e creavano fotomontaggi. C'era tanta arte dietro. La seconda generazione sono le immagini digitali e quindi il Photoshop. Photoshop è tutto più facile rispetto a un tempo, però bisogna comunque avere una certa abilità. Bisogna conoscere i programmi di fotoritocco, dobbiamo essere capaci di usarli, e le foto che avete visto, per esempio del Brad Pitt, dell'Angelina Jolie, oppure della manifestazione oceanica, o quello dei missili iracheni, sono fatti con Photoshop. Molto più facile, ma comunque fare una manipolazione ben fatta richiede qualche ora di lavoro ad un esperto e qualcosa di più a un non esperto. La terza generazione è l'intelligenza artificiale. Si pigia un bottone e lo strumento rete neurale fa tutto da solo. E quindi immagini belle e realistiche come queste vengono fatte anche da persone completamente non esperte. E addirittura si riescono a manipolare video, quando un tempo manipolare un video era veramente un lavoro da artisti, da computer grafica. E magari mentre voi ci pensate, io trovo un video su internet che vi fa vedere come si possono generare dei video realistici in maniera del tutto automatica, senza nessuna esperienza, senza nessuna capacità tecnica. Quindi, bene. Tanto voi parlate, io cerco quest'altra. Certo. Quindi è assolutamente una situazione degenerata. Se prima soltanto dei professionisti o degli artisti potevano manipolare delle immagini in maniera credibile, adesso con l'applicazione giusta chiunque può essere manipolatore di immagini. Una volta ho visto che su Instagram o comunque su questi social c'erano delle applicazioni che ti permettevano di partire da due immagini, due volti diversi, e mescolarli e creare un volto totalmente nuovo che avesse i tratti somatici dell'una e dell'altra foto. Quindi diciamo che è a portata di tutti, e questo che lo rende terribile nella sua entità. E se posso dire una cosa, anche l'app che andava tanto di moda l'anno scorso, e sicuramente molti di quelli che ora ci seguono avranno scaricato, la FaceApp, che invecchiava i volti, che ci è piaciuta tanto per un periodo, era basata proprio sul deep learning, sull'intelligenza artificiale, su questi falsi di nuova generazione. E quindi qual è poi anche un po' l'impatto sulla società? Visto che siamo tutti possibili colpevoli e che siamo tutti possibili manipolatori di immagini, anche come abbiamo visto per scopi che possono andare dal ludico, e quindi da quelli più frivoli anche quelli più importanti, quindi giornalistico, come modificare la foto di un convegno, di un congresso, o anche per motivi propagandistici come la foto dell'epoca fascista. Anche per motivi assolutamente criminali, perché per esempio, ora vi farò vedere
un esempio di fake video in cui sono state prese dei filmati celebri ed è stata cambiata la faccia dell'attore. In particolare sembra che queste persone che fanno questo abbiano una particolare predilezione per Nicolas Cage. Non si capisce come mai. Comunque su internet c'è proprio una compilation di film in cui tutti i ruoli sono interpretati da Nicolas Cage. Non si sa bene come mai. Tant'è che appunto questi sono esempi divertenti. Ora che li vedete vi divertite anche. Però il primo esempio di questo tipo di manipolazione, che ripeto, un tempo richiedeva giorni e giorni di lavoro a una persona esperta, ora si pigia un bottone e fa tutto da solo, quasi, è stato fatto per uno scopo criminale, direi. È stato preso un video pornografico e al posto della faccia dell'attrice è stato messo la faccia di un'attrice famosa. E voi immaginate... Creando ovviamente... E danni alla carriera. E vabbè, ora chissà, magari ora l'attrice famosa è talmente famosa che se ne può anche un pochino fregare e dire che, boh, non sono io. Ma pensate a una cosa del genere fatta a una persona che si conosce per vendetta, per ricatto o per chissà che. Poi è difficile dire non sono io. L'attrice famosa ancora ha stuoli di avvocati, poi insomma ormai alla sua vita, al suo prestigio, poi magari è un pochino... infischiarsi, ma per le persone qualunque voi capite che questo, che si chiama revenge porn, nel momento in cui non ha più nemmeno bisogno dei video veri, ma uno se li costruisce da soli soltanto trovando su internet qualche faccia della persona e poi prendendo un video completamente diverso, può creare dei problemi notevoli. Allora vi faccio vedere il video di Nicolas Cage, eh? Questo è divertente. Lo vedete in movimento, sì? Sì, sì. Sì. It wasn't the law. You don't get to bring friends. No, not my friends. Don't worry. Ora, chi conosce il film sa che non è Nicolas Cage l'attore. Eh no. They work for the mercenary. The mask of the man. Bane. Did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Sono fatti bene. Sono fatti decisamente bene, sono. Questo qui dovrebbe essere Harrison Ford, invece è di nuovo Nicolas Cage. È un tempo, non so, se qualcuno di voi si diletta di fotoritocco, capisce che creare un video falso così in maniera realistica non è semplice per niente, perché bisogna ricreare il movimento, le ombre, le sovrapposizioni. Non è banale, assolutamente. Complimenti al falsario in questo senso. È una rete neurale, è l'intelligenza artificiale, non si fa niente, è chi ha costruito il programma. Ah. Cioè tra poco ci saranno le app sui telefonini per farlo. Guarda qui, fa tutto lui. Sì, questo tipo di programmi, sì, giusto per dire qualcosa in più da un punto di vista tecnico, diciamo, questi tipi di programmi che creano questi falsi si basano molto sulla disponibilità di un gran numero di foto, immagini, video del, in questo caso, di Nicolas Cage, quindi della persona che poi vogliamo incriminare. Quindi ecco anche perché spesso vengono, diciamo, i target di questi video falsi sono proprio i personaggi famosi, che di loro abbiamo una disponibilità infinita di foto e video su disponibili sul web. Ora, oggigiorno è vero anche per noi, perché con tutti questi social mettiamo in giro una quantità di foto incredibili e quindi diciamo che anche noi potremmo essere il bersaglio di un video falso. Insomma, questa grande condivisione di immagini più che renderci, cioè ci rende più vulnerabili, come le star su cui facciamo appunto questi fotomontaggi e questi
queste manipolazioni, quindi. Ma qual è l'atteggiamento della società nei confronti di queste fake media? Cioè, qual è l'impatto che suscitano sulla società? Ci sono diversi problemi. Chiaramente, a parte gli aspetti ludici, che sono anche divertenti, tutti si divertono a inviare meme, video, TikTok, in cui sono fatte le cose, lì è anche divertente, ma quello non è un problema, perché in quel caso il meme si deve vedere che è un fotomontaggio, altrimenti non è neanche divertente, quindi non crea un problema. Il problema è che quando queste immagini e video vengono in qualche maniera trasmessi, diffusi, senza che venga detto, almeno all'inizio, che sono dei falsi. E questo crea un sacco di problemi, perché innanzitutto, oggigiorno viviamo nell'era delle fake news, no? Quindi già è difficile distinguere le informazioni vere da quelle false, e tutti noi dobbiamo imparare a capire quando quello che leggiamo potrebbe essere vero o meno, cioè dobbiamo essere sempre più critici. E non è così facile, perché tutti prima o poi ci caschiamo. Basta pensare a quest'epoca, a questo periodo del Covid, quante notizie vere o false sull'origine del Covid sono uscite fuori e quanto queste si diffondono. Però, nel momento in cui questa fake news ci arriva tramite un testo, tramite qualcuno che ce la racconta, noi siamo in un certo senso preparati. Perché quando io leggo qualcosa, lo so che c'è qualcuno che mi sta raccontando qualcosa. E quindi dentro di me sono pronto a sviluppare il mio senso critico. Automaticamente la mia mente, il mio cervello pensa, sì, questo tizio me la sta raccontando, ma sarà vero o sarà falso? Di fronte a un'immagine o a un video non siamo pronti, perché da quando esiste il genere umano noi siamo abituati a vedere e credere quello che vediamo. Non c'è, nella storia dell'umanità, a nessuno, se non negli ultimi 10 o 20 anni, è mai venuto il dubbio che quello che vede può non essere vero. E quindi noi siamo impreparati. Sviluppare un senso critico di fronte a quello che vediamo, specialmente quello che vediamo in movimento, quindi è del tutto naturale, è difficile. Noi siamo portati a crederlo. E quindi l'impatto del fake media, che magari va a rafforzare una fake news, è veramente potente, per questo motivo, perché dobbiamo abituarci sempre più a sviluppare un aspetto critico anche in questi confronti. E poi c'è un secondo aspetto, prima di tutto non siamo abituati a guardare le immagini e il video in senso critico, due, le immagini e il video parlano al sentimento, non parlano alla testa, parlano, producono sensazioni, e quindi se l'obiettivo è indurre una sensazione, uno stato d'animo, è chiaro che un video, un'immagine lo fa in maniera estremamente più potente. E assolutamente. E per farvi capire quanto è pericoloso, vi porto due esempi, poi metto di parlare, se no monopolizzo. Il primo esempio è questo. Viene ucciso Osama Bin Laden, e niente, questo ovviamente in certe parti del mondo questa cosa ha avuto un certo impatto. Bene, pochi minuti, pochi istanti dopo, viene diffusa su internet una foto del volto di Bin Laden completamente sfigurato. Quindi dice, guardate, i Marine lo hanno ucciso e lo hanno addirittura maciullato in questo modo. Ecco, questo ha suscitato immediatamente indignazione in certe zone del mondo, Pakistan, perché se si può accettare che la persona venga uccisa, perché comunque un terrorista, non viene accettato che il suo volto sfigurato venga messo così alla berlina del mondo, venga offerto al mondo intero. E immediatamente sono nate proteste. La foto era falsa. Erano gli occhi di Bin Laden e la bocca messi nella bocca e nella foto di un soldato qualsiasi. Però
la foto aveva suscitato immediatamente questa reazione. Ora, è stato scoperto che era un falso, è stato detto che era un falso, tutto è finito lì. Ma se per via di questo motivo fossero nate delle proteste di piazza, rivolte, morti, violenze, hai voglia due giorni dopo a dire che il video era falso? La rivolta è partita. Perché? Perché immediatamente quel video ha suscitato una reazione fortissima, emotiva, e la gente anche in massa reagisce. Quindi se lo scopo è manipolare l'opinione pubblica, creare un sentimento diffuso, far sì che certi movimenti sociali si muovano in un certo modo, la foto, il video, hanno un impatto enorme. E dire che poi è falso non sempre basta. Intanto perché può arrivare troppo tardi, come nel caso di Bin Laden. È un po' perché siamo talmente abituati a vedere quello che crediamo che anche di fronte a uno che ci dice che è falso tendiamo a crederci. E qui faccio il secondo esempio e poi lascio la parola. L'esempio è questo. È stato fatto un esperimento psicocognitivo in cui a delle persone adulte sono state fatte vedere delle foto di loro da piccoli a Disneyland in compagnia di Bugs Bunny. Ora, innanzitutto, chissà un po' di cartoni, Bugs Bunny a Disneyland non c'è, perché non è della Disney. E quindi è vero. È ovviamente un falso. Numero due, queste persone non c'erano mai state a Disneyland. Bene, un buon terzo degli intervistati hanno dichiarato di ricordarsi il fatto. Quindi addirittura l'immagine è così potente da indurre una falsa memoria. Figuriamoci quanto può essere pericoloso la diffusione di fake media al giorno d'oggi. Noi ci abbeveriamo, formiamo le nostre opinioni e i fatti li andiamo a pescare tutti dai social media, da internet, da YouTube e compagnia bella. E là tutto quello che vediamo non è visto di prima persona, è digitale, è riportato. E chissà se è vero, chissà no. Bisogna in qualche maniera trovare il modo e di convivere con questo problema e di limitarlo al massimo. Beh, la ringrazio per aver descritto questo panorama apocalittico. Sicuramente chi ci sta ascoltando è abbastanza spaventato come lo sono io, ma probabilmente sono anche abbastanza suggestionabile. Però effettivamente pensando anche alla quarantena che abbiamo vissuto in questo periodo, no? In cui i device elettronici sono stati un po' la nostra finestra sul mondo, l'unica disponibile. Pensare ai danni che potevano essere fatti, a tutte le fake news nelle quali ci siamo imbattuti e che magari non abbiamo riconosciuto, a tutte le immagini a cui abbiamo creduto. Quindi dobbiamo essere veramente preparati. Soltanto che la domanda che sorge spontanea ma, è... Ma come la, foto si fa? La foto su Navigli, ma sarà vero o no? Magari non era neanche vero. E se iniziassi a diffondere foto di assembramenti di persone che poi in realtà non ci sono? Non sono mai esistiti. Ora, io ci credo, non dico mica che la gente su Navigli non ci fosse. Però, chissà, magari in qualche posto un pochino meno liberale e meno democratico dell'Italia si potrebbero diffondere immagini di questo genere e con questa scusa introdurre un coprifuoco che un regime potrebbe, a cui potrebbe far comodo introdurlo. Dice, ma non siete capaci di contenervi, allora io faccio il coprifuoco. E tutti convinti che è così perché ha visto gente in piazza che magari non c'era. Non è mai esistita. È fantascienza questa, non ci credete. Sto solo facendo un caso di studio, però potrebbe succedere, perché no? Sì, come abbiamo visto la foto di quell'aggregazione di persone a quel comizio è fattibilissimo al giorno d'oggi fare quella manipolazione e inventarsi un assembramento, parola assolutamente di tendenza al momento, inventarsi un assembramento con persone che non sono mai uscite di casa quel giorno. Quindi è veramente terribile il momento in cui stiamo vivendo, in cui siamo vulnerabili psicologicamente, non siamo preparati a non credere alle immagini. Ma a questo punto, e qui mi rivolgo un po' anche alla dottoressa Tondi, ci sono delle tecniche con cui ci difendiamo
da queste manipolazioni e con cui le possiamo anche smascherare in qualche modo. Esatto, infatti diciamo quello che facciamo noi come gruppo di ricerca al Dipartimento di Ingegneria è proprio quello di studiare delle tecniche per rivelare questi falsi. Quindi sì, diciamo in alcuni casi queste tecniche funzionano bene, in altri ovviamente c'è molto da fare per difendersi da questi fake media. E io ho preparato anch'io delle slide, una specie di mini presentazione. Ok. Ecco, la vedete? Sì, sì. Questo è una in realtà io mi focalizzo un po' sulle tecniche, no? Perché il professore ha fatto un'introduzione generale alla problematica, quali sono le tecniche tramite le quali si possono analizzare questi falsi per capire appunto se sono realmente dei falsi o in realtà si tratta di immagini autentiche. Quindi qual è il principio base appunto di quello che è l'analisi forense? È che ogni dispositivo di acquisizione, quindi la vostra fotocamera, la vostra macchina fotografica, il vostro telefonino, introduce quella che è una traccia caratteristica che lo contraddistingue in maniera univoca. E la stessa cosa vale anche per tutti gli strumenti di elaborazione che vengono utilizzati per creare fotomontaggi, per esempio in Photoshop, in GIMP, in tutti questi software commerciali che si utilizzano. Mm-hmm. E quindi l'analisi di queste tracce ci può consentire di rivelare un falso. Ora, io avevo preparato una slide per farvi vedere cosa è un'immagine, perché immagino che non tutti sanno cos'è un'immagine da un punto di vista matematico, tecnico. Ah. Esatto, tecnico. Quindi cos'è un'immagine? L'immagine non è altro che, se la zoomiamo, diciamo, un insieme di puntini, quindi una griglia di tanti puntini. E ognuno di questi puntini si chiama pixel e ha un valore che è compreso tra 0 nero e 255 bianco. Questo è il caso di un'immagine, diciamo così, bianco e nera a livelli di grigio. Nel caso colore, l'immagine a colori, la cosa è simile, ma quello che abbiamo che la nostra immagine a colori è composta da 3 griglie di puntini. Una per il rosso, una per il verde e una per il blu, che sono colori primari e che quindi combinati insieme ci danno, diciamo, tutto lo spettro dei colori. Quindi, questa è un po' la base, diciamo, cosa c'è dietro a un'immagine, ok? Quindi detto questo, come rilevare un falso? Ci sono varie tipologie di tracce che si possono andare a cercare. Innanzitutto considerazioni geometriche e semantiche, che ne abbiamo già visto alcuni esempi fatti dal professore poco fa. Si possono andare a analizzare illuminazioni, ombre, geometria della scena o presenza di parti replicate. Mm-hmm. Per esempio, entriamo nel dettaglio del caso della luce. Come si fa, come ci può aiutare un'analisi dell'illuminazione? È che sotto opportune ipotesi semplificative si può modellare matematicamente la luce incidente. E quindi, data un'immagine, dato un corpo che ci interessa, quindi un oggetto di interesse nell'immagine, calcolare la direzione della luce incidente su un corpo. Perché questo può esserci utile? Perché inserire un oggetto in un'immagine mantenendo un'illuminazione coerente è molto difficile. Avete visto l'esempio, quello di Brad Pitt e Angelina Jolie? In quel caso c'era un difetto, un problema nell'illuminazione, in tal modo si poteva rivelare il falso. E qui c'è un altro esempio che vi mostro io. In questo esempio, se andiamo ad analizzare il modello matematico della luce incidente su questi 3 persone, vediamo che il modello per i militari non è lo stesso che del modello per l'uomo a sinistra, quindi c'è un'incongruenza, e questa incongruenza ci permette di rivelare il falso, il fatto che questo di sicuro non è un'immagine reale, ma è ottenuta mediante un collage, quindi un fotomontaggio. E questi metodi di analisi non sono totalmente automatici, ma andiamo noi a fare un'analisi anche visiva, appunto, immagine per immagine, quindi non c'è un software che lo fa in maniera automatica.
Altro esempio molto significativo è quello delle ombre. Questa è un'immagine che vedete qua, non ci desta sospetti, ma se andiamo a guardare le ombre, all'analisi di quelli che sono i coni d'ombra, è possibile verificare che ci sono delle inconsistenze. L'analisi dei coni di ombra, brevemente, in cosa consiste? Noi abbiamo, per esempio, prendiamo un punto nell'ombra di un personaggio, per esempio possiamo considerare questo ragazzo con la maglietta verde, e andiamo a considerare i due punti nella sua figura, quindi in questo caso se prendiamo il punto estremo, come abbiamo fatto qua, nel suo volto, i punti estremi che possono aver generato quell'ombra. Tracciamo una retta che li collega e prolunghiamo la retta. Se così facendo otteniamo una specie di cono. Ecco, questo cono ci dà tutte le direzioni possibili per la luce, cioè le direzioni dalle quali la luce può essere arrivata. Se facciamo la stessa cosa per il ragazzo con la maglietta rossa qua giù in fondo e costruiamo il suo cono d'ombra, quello che vediamo è che il cono d'ombra è completamente va in una direzione completamente diversa. Questi due coni d'ombra non si intersecano, quindi questo vuol dire che le direzioni possibili per le luci, per la luce non sono congruenti. Quindi di sicuro queste ombre sono generate da due sorgenti di luce diverse e quindi non sono, quindi la foto non è stata scattata nello stesso momento. Altro esempio di ombre, questo è un esempio molto famoso, e quindi esatto, lo sbarco sulla Luna, che è stato a lungo sospettato di essere un complotto degli USA. In realtà, se facciamo un'analisi molto attenta delle ombre e come è stato fatto, è stato rilevato che queste immagini, le immagini dell'allunaggio che ci sono giunte, in realtà sono immagini vere e le ombre sono tutte consistenti, e quindi difficilmente uno riesce a fare un fotomontaggio del genere essendo consistente in tutte le ombre dell'immagine. Quindi questo possiamo dire che le ombre sono plausibili. Sì, certo, non mi voglio sbilanciare. Sì. No, anche perché questo è un punto importante. Ecco, le nostre tecniche, noi riusciamo a dire con una buona certezza quando un'immagine è falsa, ma a garantirne l'assoluta autenticità è molto più difficile. Di fronte a un falso, di fronte a un'incongruenza, noi diciamo sì, c'è un'incongruenza, questa roba non è vera. Sulla Terra di soli ce n'è uno solo, e quindi le ombre funzionano così per forza. Se le ombre tornano, non ho trovato prove che dicono che sia falsa. Tutto lì. Però non abbiamo neanche trovato prove per dire che sia vera. Cioè verificare che non ci siano dei falsi non significa automaticamente che non ce ne possono essere altri che noi semplicemente non stiamo rilevando. Eh certo. Esatto. Soprattutto ora. Investigazione questo. Certo, soprattutto oggigiorno che c'è attenzione a creare un falso ben fatto, diciamo, ecco. Assolutamente, visto che siamo tutti in grado con determinate applicazioni delle manipolazioni, allora è tutto molto più semplice. Ma invece il professore prima parlava di questi appunto fotomontaggi di nuova generazione, quindi i nostri fotomontaggi del giorno d'oggi. Ci sono delle tecniche che ci possono aiutare per insomma guardarci le spalle anche da quelli che voi studiate? Ci sono tecniche che in realtà questo è tutto un campo nuovo, perché ovviamente questi falsi poi sono falsi che vengono, diciamo, avanzano, sono tecniche che avanzano giorno per giorno, quindi non facciamo neanche in tempo a stare dietro con la rivelazione dei falsi che nuovi, per così dire, fake vengano fuori, no? Sempre più raffinati e credibili. Però effettivamente possiamo dire qualcosa riguardo alla rivelazione di questi falsi, che appunto si chiamano così, sono noti come deepfake. Non so se rivedete di nuovo lo schermo. Sì, io lo vedo. Sì. Perfetto, quindi queste, come ha detto anche il professore, sono completamente sintetiche, quindi non c'è fotomontaggio, sono completamente generate dall'intelligenza artificiale, quindi è molto diverso il concetto
come dicevamo, è un fotomontaggio di terza generazione, quindi non è un fotomontaggio, mm-hmm. è un falso. E perché gli deepfake sono usati, appunto, come vediamo, per creare video falsi con molti personaggi noti. Questo è l'altro esempio che volevo proporre io, che è quello di Obama, video falso di Obama che si intrattiene in una conversazione che in realtà non ha mai dicendo dei discorsi che non ha mai pronunciato, ovviamente. E questo perché il suo volto è stato in realtà il suo personaggio è stato sostituito, scambiato con quello di un altro attore durante la sua intervista. Come rilevare un falso di tipo deepfake, quindi uno di questi falsi di nuova generazione? Si possono guardare alcune tracce, anche visive, tipo le inconsistenze ai bordi dei volti e dei capelli, problemi di simmetrie, per esempio le orecchie, se ci sono gli orecchini, stranezze mm-hmm. sugli sfondi. Queste sono tutte tracce che possono aiutarci a rivelare un deepfake. In questo caso che ho messo qua, voi vedete, se prestate attenzione ai capelli, ci sono delle zone dove ci sono delle inconsistenze. Ecco, non sembra molto fatto bene questo mm-hmm. falso. Ci lascia delle tracce che possiamo indagare anche meglio per capire se questo poi sia un falso o meno. È anche vero che questa immagine qua è un'immagine di un falso generato dall'intelligenza artificiale di un anno fa, e con i falsi più recenti, perché l'intelligenza artificiale viaggia a una velocità impressionante, e queste tecniche non funzionano più, perché i falsi più recenti sono veramente uguali al vero, sono indistinguibili dal vero. Quindi, quali altre possibili tracce? Qualcosa, un possibile metodo al quale stiamo lavorando anche noi nel nostro gruppo di ricerca dell'Università di Siena, è l'analisi delle quelle che sono delle inconsistenze nelle relazioni tra le bande di colori. Abbiamo detto che un'immagine è una sovrapposizione di tre griglie, di una per il rosso, una per il verde e una per il blu. Ecco, sembra che ancora, perlomeno ancora, queste tecniche, di questi falsi moderni, questi deepfake, non ricostruiscano bene le relazioni tra le bande di colori, che quindi sono diverse rispetto a quelle delle immagini vere. E quindi anche una foto come questa, che sembra veramente un volto di una persona che esiste, in realtà è un falso, è un fake, e questo può essere rilevato andando a guardare quelle che sono inconsistenze proprio nelle relazioni tra i colori. Questo è una cosa alla quale lavoriamo anche noi, quindi per quello ho messo anche questo esempio, ecco. Quindi diciamo che voi vi aggiornate sul come, diciamo, sgamare questi tentativi di manipolazione, ma nel frattempo anche i manipolatori si aggiornano produrre sempre delle manipolazioni sempre più efficienti, sì, sempre più credibili, sempre più vere, più perfette. E quindi a me piace un po' una serie TV che si chiama Criminal Minds, che è molto interessante perché questa squadra di investigatori entra nella mente del soggetto ignoto che devono scoprire. Voi quindi vi mettete anche un po' nei panni del falsario per cercare di scoprire dove ha messo le mani sulle immagini, oppure è il contrario, ovvero il falsario, conoscendo bene le vostre tecniche, può riuscire a dissimulare, a crearne di nuove? Sì, inizio io, poi magari Benedetta ti dice qualcosa sulla teoria dei giochi. Se qualcuno ha visto The Beautiful Mind, poi magari fa anche un collegamento tra quello che facciamo noi e quel bellissimo film. Allora sì, è esattamente così. Questo è un braccio di ferro continuo tra chi vuole scoprire i falsi e chi li vuole creare. E se noi vogliamo fare ricerca come si deve, dobbiamo indossare entrambi i cappelli. C'è chi dice che non c'è miglior poliziotto di un ladro, perché
il ladro sa esattamente quali sono i trucchi, e quindi sa, quando poi agisce da poliziotto, sa come fare. Quindi noi nella nostra ricerca a volte ci mettiamo il cappello dell'investigatore, però altrettante volte ci mettiamo il cappello del falsario, quindi cerchiamo di ingannare le stesse tecniche che noi stiamo creando in un braccio di ferro che, devo dire, non si sa chi vincerà, perché da un punto di vista scientifico è proprio una domanda irrisolta questa, non si sa se alla fine avrà la meglio, anche da un punto di vista proprio puramente teorico, se potrà avere la meglio il falsario oppure il detective. Da un punto di vista un pochino più pratico, senza andare appunto a scomodare teorie e macchine di Turing, l'idea è che forse l'avversario perfetto non c'è. Io posso anche dire che se avessi di fronte a me un falsario perfetto, vince lui. Però nell'altro 99% dei casi vinco io. E quindi è un po' come un detective. Il delitto perfetto probabilmente non esiste. E anche se esiste, il 99% dei delitti sono imperfetti. E quindi, proprio come uno Sherlock Holmes, il nostro ruolo è di sviluppare un numero il più grande possibile di strumenti di analisi, tali che se la traccia X non funziona, magari trovo la traccia Y. Quindi, se prendo l'esempio prima dell'uomo sbarcato sulla Luna, se inizio a guardare le ombre e funzionano, inizio a guardare tracce statistiche e funzionano, guardo colore e funziona, tutto quello che posso guardare funziona, sì, potrei essere in quel caso su 1000 in cui il mio avversario ha fatto il fotomontaggio perfetto, però inizio a pensare che quella cosa sia autentica. E in ogni caso, negli altri 999 casi, io riesco a dire qualcosa. E quindi la possibile esistenza di un caso ideale in cui io non riesco a capire qual è il fotomontaggio non ci scoraggia, perché possiamo comunque affrontare tutti gli altri casi. E poi appunto faccio l'assist a Benedetta dicendo che in questa lotta conta tanto l'informazione. C'è un detto cinese che dice: conosci il tuo nemico e non avrai mai paura in battaglia. Però anche il mio nemico conosce il detto, e quindi anche lui conosce me. E se io conosco lui e lui conosce me, io non ho paura, lui non ha paura, però uno dei due alla fine la battaglia la vince e uno la perde. Come va a finire? È proprio un problema di cercare di anticipare le mosse dell'altro, e l'altro cercherà di anticipare le mie. Che tipo di analisi faccio io? Che tipo di attacco farà il falsario? E in questa interazione fra i due contendenti non è chiaro chi vince. E per affrontare questo problema, appunto, è proprio quello che è il nostro cavallo di battaglia, è ricorrere alla teoria dei giochi. E qui lascio la parola per dire come si potrebbe affrontare il problema. La teoria dei giochi, lascio la parola perché è stato l'argomento anche della mia diciamo tesi, dell'argomento principe della mia ricerca, con tutte le assunzioni del caso. Però, come diceva il professore, l'informazione, cosa si può assumere che l'avversario sappia di me e cosa io so dell'avversario? Questo è ovviamente qualcosa che è una cosa importante, che se sappiamo tutto, entrambi, tutto di tutti, e in realtà possiamo studiare questa interazione per mezzo della teoria dei giochi in maniera abbastanza semplice, tra virgolette, sotto varie assunzioni, e quindi cercare, trovare quello che è un punto che si chiama punto di equilibrio nella teoria dei giochi, e che è un punto che soddisfa entrambi, diciamo, sia l'avversario che il difensore. Chiaramente può sembrare strano, no? Che vuol dire un punto che soddisfa entrambi. Questo ha una sua definizione matematica, e da un punto di vista più pratico è un punto che alla fine ci dice come va a finire il gioco. Perché sia l'uno che l'altro non possono fare meglio di così, quindi né il difensore né il falsario sotto queste assunzioni può fare meglio di così.
Il problema è che queste assunzioni sono molto restrittive e quindi ovviamente l'applicabilità di tutta questa teoria è limitata, ovviamente. Però, certo. Però ci dà un modo per orientarci, perché è ovvio che se io potessi anticipare le mosse dell'avversario, le anticiperei. Ma anche se l'avversario potesse anticipare le mie, lo farebbe. Io però alla fine mi trovo lì e una mossa la devo fare. E lo stesso farà lui. E beh, sotto certe condizioni va a finire che se siamo entrambi razionali, io faccio una certa mossa, lui fa una certa mossa, e se cambiassimo andrebbe peggio a tutte e due, e quindi quello è l'equilibrio del gioco. Però di teoria dei giochi magari ne parliamo un'altra volta. Sì, vediamo. Confondita, se no non la finiamo più. Però per dire infatti che vi aspettiamo per un prossimo appuntamento, perché questi 50 minuti sono veramente volati in vostra compagnia, quindi speriamo di rivedere presto per la seconda volta Benedetta e rivedere presto anche lei, professore, per parlare della teoria dei giochi. Finché siamo in lockdown, ci muoviamo da casa, che possiamo fare? Io per ora non vedo delle domande dal pubblico, però magari lanciamo l'appello e potete scatenarvi con le vostre domande, anche se forse siete stati fin troppo puntuali, non avete lasciato spazio al nostro pubblico di fare delle osservazioni, siete stati proprio precisi. Quindi magari aspetterei qualche minuto, intanto ringrazierei il professore Barni e la dottoressa Benedetta Tondi di essere stati con noi questo pomeriggio, di aver condiviso questo orario di aperitivo insieme a noi, e siamo stati molto contenti, molto onorati di averli come nostri ospiti, e colgo anche l'occasione per augurare a tutti un buon weekend, un buon fine settimana, sia ai nostri ospiti sia ai nostri ascoltatori, che sono stati costanti e numerosi per tutta la durata della diretta. Se non ci sono domande, saluterei i nostri ospiti, non ne vedo. Vedo grande entusiasmo, c'è anche un... Ah, eccola, invece no. Abbiamo una domanda. No. Daria Paccazzotti chiede, l'immagine digitale in quanto materia visiva e non tattile, senso che forse più di tutti riesce a discernere il vero dal falso, non potrebbe portare a un depauperamento percettivo? E poi scrive sempre lei... E in particolare proprio a un depauperamento tattile? Nel senso che a forza di guardare le immagini ci fidiamo troppo di un solo senso e non degli altri? Se ho capito, certo, dovrebbe rispondermi. È una domanda troppo, un po' complessa, insomma. No, può darsi. Allora io, diciamo che questo non è il nostro settore di esperienza, qui bisognerebbe parlare a un sociologo cognitivo, però può essere, però vediamo di interpretarla così. Il mondo in cui viviamo, internet, social media, ci tende, fra tutti i sensi che abbiamo, l'udito, il tatto, il gusto, l'odorato e la vista, tende probabilmente per sua natura a privilegiare la vista. Quando navighiamo, a un caso ascoltiamo qualcosa, di sicuro non tocchiamo, non odoriamo, non c'è dubbio, non gustiamo. Forse ascoltiamo, ma molto spesso guardiamo e basta. Quindi questo porta a uno sbilanciamento su uno dei nostri sensi. E questo potrebbe essere un impoverimento, effettivamente, della nostra esperienza percettiva. Dirò di più. Mi fa pensare che nel mondo reale, quando noi mettiamo insieme tutti e cinque i nostri sensi e poi tutte le esperienze sensoriali che abbiamo, forse creare un falso e ingannarci potrebbe essere anche un po' più difficile. Perché se noi basiamo tutto il nostro, la nostra cognizione su un senso soltanto, se qualcuno trova il modo di ingannare quel senso, è finita. Forse il mondo reale, con tutta la sua ricchezza, è anche un pochino più sicuro da questo punto di vista, e mi fa pensare a tecniche di analisi multimodali in cui noi non ci fermiamo soltanto a un media visivo, ma mettiamo per esempio insieme audio e video. Falsificare un video insieme al suo audio è già più difficile.
E se poi io potessi girargli intorno a questo oggetto in maniera tridimensionale, toccarlo, eccetera, e beh, forse creare un vero avatar che sta di fronte a me e lo tocco e mi inganna, attualmente non ci siamo. E quindi effettivamente appiattire tutta la nostra esperienza percettiva su un media soltanto ci impoverisce e ci lascia alla mercé forse anche di questi pericoli. E di questi manipolatori sempre più astuti e più preparati. Sì. Che si approfittano, diciamo, di questo nostro depauperamento. Sì, ci rende più anche vulnerabili in un certo senso. Questo è vero. È vero, senza dubbio. Speriamo di aver risposto alla domanda di Daria, magari ci manda un feedback. Non ci sono altre domande, però abbiamo avuto anche degli apprezzamenti da un utente, diciamo, straniero. Martin Stegmaier dice molto interessante, very interesting, quindi ci hanno seguito anche dall'estero. Ecco, un'ultima domanda che è stata inviata proprio orora da Barbara Corradini, che ci scrive: in che senso l'intelligenza artificiale può contribuire a favorire la scienza forense anziché i falsari? Per esempio, sarebbe plausibile, o lo è già, introdurre dei classificatori di immagini false PNN nella scienza forense? Benedetta. Effettivamente questo è qualcosa che c'è già, quindi lo è già, sì, effettivamente ci sono classificatori di immagini false nella scienza forense, quindi effettivamente questi classificatori ci danno una mano, nel senso che rispetto a classificatori tradizionali non basati su CNN, che forse molti di quelli che ci ascoltano non sanno cos'è, ma insomma sempre su intelligenza artificiale, ci consentono di migliorare, nel senso riusciamo a migliorare le prestazioni di rivelazione di questi falsi, ma da un altro lato sono anche di per sé classificatori molto più vulnerabili, quindi abbiamo questo, da una parte un vantaggio e dall'altra una perdita, la vulnerabilità dei classificatori, quindi dell'analisi forense basata sull'intelligenza artificiale, e stiamo lavorando anche su questo, quindi molto molto questa domanda ci ha dato uno spunto interessante. Sì, ci stiamo lavorando esattamente su questo, è l'ultimo grido, insomma, tutte le tecniche forensi degli ultimi 3-4 anni si basano su CNN e roba del genere. Quindi ora faccio anche Barbara. Faccio anche un'osservazione che finisce di terrorizzare la nostra intervistatrice. Mentre fino a qualche anno fa il braccio di ferro era fra un falsario umano e un investigatore umano, ora assistiamo a un braccio di ferro tra un'intelligenza artificiale che fa il falsario e un'intelligenza artificiale che fa l'investigatore. Quindi il braccio di ferro è tra diverse tecniche di intelligenza artificiale. Questo non vuol dire ovviamente che non ci sia più spazio per i ricercatori, noi siamo qui apposta, anche perché non dobbiamo aver paura dell'intelligenza artificiale, sono macchine che si capiscono benissimo dentro. Per chi di voi lo capisce, sono tecniche di ottimizzazione con discesa del gradiente, niente di che. Però è proprio vero che ultimamente c'è sempre più spazio a queste tecniche automatiche, sia per la creazione dei falsi che per la rivelazione dei falsi. E ancora una volta si potrebbe pensare di affrontare la cosa tramite la teoria dei giochi. Come funzionerebbe però la teoria dei giochi? Cioè, finché la teoria dei giochi si gioca, scusate il giochino di parole, con un'intelligenza umana, sembra un po' una sfida tra armi pari. Come si regge una teoria dei giochi cioè, combattuta tra un'intelligenza umana e un'intelligenza artificiale? Si usano gli stessi parametri oppure cambiano? No, se è mista vince l'umano, perché l'intelligenza artificiale, che se ne dica, non è intelligenza. Io ho davanti a me un algoritmo che è stato programmato da qualcuno
e visto che sta lì, io riesco ad adattarmi a quello che lui fa. A un caso la sfida è tra me e chi ha programmato l'algoritmo. Allora a questo punto questa sfida tra intelligenza artificiale in realtà è sempre una sfida tra umani che hanno programmato i motori di intelligenza artificiale che poi si scontrano fra di loro. Se vogliamo, sto banalizzando ovviamente, però se no si va troppo sul tecnico. Quindi in realtà diciamo che dietro all'intelligenza artificiale c'è sempre qualche ricercatore che queste macchine, queste reti, CNN, come diceva la nostra ascoltatrice, qualcuno le ha programmate e quindi è sempre una sfida tra umani. Dopodiché però una volta che a queste macchine gli si dà il via, ecco, loro fra di sé potrebbero cominciare a scontrarsi. Uno scontro tra titani. E raggiungere un punto di equilibrio che poi anche qui la si farebbe troppo lunga, però queste, in realtà queste immagini di queste belle facce che non esistono sono create proprio mettendo in contrasto due reti neurali. E l'immagine che esce fuori è quello che esce fuori al punto di equilibrio. C'è già un po' di teoria di giochi là dentro, però capisco che buttata lì così può risultare un pochino oscura, ostica. Però se gli ascoltatori, qualcuno di loro sa di cosa si parla, queste sono le GAN, le Generative Adversarial Network, sono due reti neurali che si scontrano l'una con l'altra, una cerca di fare facce che sembrano reali, l'altra cerca di distinguere facce reali da facce non reali. Alla fine quella che genera, se vince, genera immagini che l'altra non riesce a distinguere e quindi sono reali, risultano visivamente reali. Però queste cose abbiamo penso che tu abbia finito di terrorizzare più che potevi. Esatto, ma più che altro abbiamo materiale a sufficiente per fare un'altra puntata solo sulla teoria dei giochi, quindi io vi aspetto. Va bene. Aspetto per un prossimo appuntamento. Sì, è bella la teoria. E visto che i nostri ascoltatori sono rimasti anche loro terrorizzati dai vostri interventi, allora io vi saluterei e vi ringrazierei per la vostra disponibilità e per questa oretta piacevolissima trascorsa insieme. Same here, piacevole pure. Stesso qua. Ciao a allora, tutti allora. Ciao a tutti, arrivederci, vediamo se ne possiamo arrivederci. Assolutamente. Arrivederci. Arrivederci.